La Vastese fa suo il derby con il Castelnuovo grazie alle reti di Lenucci sul finale del primo tempo e di Stivaletta in pieno recupero. Passiamo alla cronaca. Nei biancorossi mister D'Addario schiera il consueto 4-3-3, assente per squalifica Alessandro, al suo posto sulla fascia spazio a Lenucci, Ficara in attacco e fuori per infortunio, in difesa in panca Altobelli con Allegra che parte dal primo. Nei teramani di Fabio manda in panchina l'ex Alonzi e si affida al 4-2-3-1. Il periodo non è dei migliori per gli ospiti con soli 7 punti in 9 gare. Il primo squillo di trombe degli aragonesi al minuto 5 con un colpo di testa di Ceccacci, palla alta sopra la traversa. La risposta dei neroverdi arriva al 27esimo con Emili con un tiro cross deviato in angolo da Di Rienzo. Un minuto dopo Bubalo segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il numero 9 al 31 ci riprova. L'estremo di casa risponde presente. Al 35esimo si rivede la Vastese con una conclusione di Di Filippo, si salva il Castelnuovo. Al 44esimo tocco di mano in area di rigore dei padroni di casa, proteste dei neroverdi ma il direttore di gara lascia correre. Al 46esimo i biancorossi passano in vantaggio con Lenucci che di testa approfitta di un'uscita non impeccabile di Natale, questo il gol. Successivamente espulso l'allenatore in seconda della Vastese 13 dopo una lite a bordo campo. Con le immagini di Edoardo D'Addario andiamo alla ripresa. La prima occasione arriva al decimo per i locali con Scafetta che tenta un pallonetto ma non inquadra la porta. Al 25esimo conclusione da fuori di Emili, palla di poco al lato. Al 30esimo azione insistita della Vastese, conclusione di Scafetta murata. La sfera arriva da Lunzi che calcia a botta sicura ma il tiro viene salvato quasi sulla linea di porta dalla difesa nero-verde. Al 46esimo i padroni di casa raddoppiano e il neoentrato Stivaletta a siglare il 2-0 con un colpo di testa sul primo palo da palla proveniente da corner, questo il gol. Da qui a fine gara non succede altro, la Vastese porta a casa 3 punti pesanti e il nono risultato utile consecutivo. I biancorossi volano a quota 32 in classifica in piena zona playoff. Buona gara del Castelnuovo che esce dal campo a testa alta, ma non basta e resta invischiato nella zona playout. Mister D'Addario, nono risultato utile consecutivo della sua Vastese, partita non facile, però siete riusciti a portarla a casa. Sì, sì, come tutte le altre fatte finora non sono, anzi più si va avanti più saranno difficili contro una squadra che gioca bene, sa che cosa fare, si sono rinforzati, hanno rimesso gli equilibri giusti con il modulo che sanno affrontare nel giusto modo e quindi così mettiamo i puntini sugli E. È una Vastese in piena zona playoff adesso? Io vado avanti alla giornata, la mia giornata dice che domani vado a casa e mi riposo, martedì riprendiamo la settimana tipo perché non ci possiamo fare programmi, idee, illazioni, non possiamo fare assolutamente nulla, dobbiamo pensare a una cosa, il campo. Mister Di Fabio, c'è un po' di rammarico, per lunghi tratti della partita siete rimasti in gara e poteva esserci anche un altro risultato. No, sicuramente la partita l'abbiamo fatta noi ed è questa la cosa più importante in questo momento. Come al solito ogni domenica episodi che ci condannano, mai uno a favore, però quello che ho detto ai ragazzi di lasciar perdere, di continuare a credere in quello che stiamo facendo, perché se il Castelnuovo continuerà a giocare in questa maniera le partite che perderà alla fine sono poche. È una classifica che si fa difficile, come uscire da questo momento? Bisogna uscire da questo momento cercando di commettere meno errori possibili, perché anche oggi in occasione sia del primo che del secondo gol non abbiamo subito un tiro in porta, nel primo e secondo gol due errori nostri che hanno concesso alla squadra avversaria di prima di passare in vantaggio e poi di chiudere la partita a tempo scaduto. Se vogliamo assolutamente tornare a far punti dobbiamo sbagliare il meno possibile. In questo momento ogni errore lo paghiamo a caro prezzo e allora bisogna stare ancora più concentrati, essere ancora più cattivi e ripeto, credere in quello che stiamo facendo perché sono sicuramente delle buone cose.